All'alba del 21 giugno, le ricognizioni offensive dei nostri trimotori su tutto il sistema difensivo della Costa Azzurra e del campo trincerato di Nizza iniziano la lotta per la conquista di Mentone. Fulmineo passaggio sul Principato di Monaco, vassallo della Francia. Un treno blindato della nostra marina avanza arditamente fin sotto le fortificazioni nemiche. Apre il fuoco sulle ridotte corazzate che sbarrano la litoranea. Le artiglierie nemiche controbattono l'azione del nostro treno blindato. Si vedono i colpi in arrivo. Tutto il sistema fortificato francese, che va dal Roya al fiume Tinea, è martellato, sconvolto a palmo dalle nostre artiglierie di ogni calibro. La cooperazione fra il movimento ed il fuoco è in pieno atto. Mentre si sgranano le raffiche delle mitragliatrici, i fanti balzano avanti. I colli e le alture a nord di Mentone sono spazzati da furiosi concentramenti di fuoco. I carri armati spianano la strada alle fanterie. Alle spalle della linea di combattimento, che si sposta di ora in ora verso ovest e verso sud, il genio prolunga e moltiplica i collegamenti fra i comandi e le unità impegnate. Intorno a Mentone si stringe di minuto in minuto un cerchio di ferro e fuoco. I francesi resistono disperatamente. I nostri carri armati...